Campi Flegrei, 27 giugno 2025. Oggi i sindaci dei comuni dell'area Flegrea, Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida, lanciano un appello urgente. Servono più fondi e meno burocrazia per la messa in sicurezza del territorio. Un territorio fragile, segnato da un bradisismo continuo che solleva il suolo millimetro dopo millimetro, creando crepe, danni e preoccupazione. Dietro questo grido d'allarme c'è la consapevolezza che ogni ritardo può aumentare il rischio per migliaia di persone. Le scuole, gli ospedali, le strade devono essere messe in sicurezza rapidamente, prima che il vulcano sottostante faccia sentire la sua forza. A sostenere i sindaci oggi è intervenuto anche il deputato Antonio Bicchielli, che ha dichiarato: «Non lasceremo soli i sindaci». Ma restano molte domande. Sarà davvero così? La gente dei Campi Flegrei conosce fin troppo bene la lentezza delle risposte e la complicazione delle procedure. Il territorio non può più aspettare. La burocrazia è un muro che rallenta ogni intervento e mette a rischio la sicurezza. Intanto, la vita scorre tra timori e incertezze, famiglie con la valigia pronta, scuole che tremano e i cittadini che guardano preoccupati al futuro. Oggi i sindaci chiedono un tavolo permanente con il governo, poteri straordinari e interventi prioritari, come è successo in altre emergenze italiane. Perché il rischio è reale, costante, e non serve aspettare la tragedia per agire. Noi di Solfatara News continueremo a raccontarvi ogni sviluppo, ogni passo verso la sicurezza, ogni battaglia contro il tempo e contro la burocrazia. Perché chi vive sopra un vulcano sa bene che la memoria è l'unica arma per affrontare il futuro.